La realtà di questo rione rispetto a quello che possiamo vedere nella fiction è totalmente diversa. Nel piccolo, e di sfruttare un'occasione come quello che un assist che ci ha dato la Ferrante, non si riesce. Ci sarebbe tanto da raccontare e tanto da riprendere. Purtroppo nel piccolo, e di sfruttare un'occasione come quello che un assist che ci ha dato la Ferrante, non si riesce. La realtà di questo rione rispetto a quello che possiamo vedere nella fiction è totalmente diversa. Purtroppo questo rione è totalmente abbandonato a se stesso. Siamo in una situazione, in una condizione igienico-sanitaria terribile. C'è un parco così bello dove giocano i bambini, ma non si fa nulla per evitare sversamenti illeciti di questo modo. Ci fa perdere veramente le speranze per un futuro migliore. Il rione è composto da tantissime famiglie per bene, da operai, ma anche da tantissimi professionisti che vivono in questo quartiere qui. Pochi metri ci sono dei tubi di Eternit che è amianto e quindi voglio dire molto nocivo per la salute, quindi non è solo una discarica, ma ci sono materiali speciali, ci sono bidoncini di vernice, c'è Eternit, c'è di tutto. Facciamo ancora una volta un appello al sindaco che intervenga più presto, perché questo rione non ce la fa più, è esasperato. L'Amica Geniale è un'opportunità di sviluppo turistico. Noi qua abbiamo giornalmente turisti, soprattutto stranieri, che viva Dio leggono ancora. Quindi vengono qua soprattutto per capire se quello che è stato scritto all'interno dei libri della Ferrante sia vero o meno. Quindi noi li intercettiamo, poi ecco, sostanzialmente guardano un quartiere popolare dove succede poco e niente, dove... Non è che trovi Solara di turno in mezzo alla strada, ma anzi probabilmente trovi più gente disponibile che è vogliosa di raccontare quanto era vivibile e quanto era bello questo rione. C'era il cinema a Rivoli, fuori dal cinema c'erano delle cose bellissime. C'era il signore che vendeva il popcorn, quello che lo zucchero filato, e poi c'era Don Antonio. Chi è che non lo conosce Don Antonio, con il suo fischio richiamava tutti quanti a comprare le cioce, quindi le noccioline americane. Era tutta un'altra cosa, ci si fermava in piazzetta, eravamo in tanti, eravamo solidali, eravamo felici, eravamo sereni, la vita era semplice. Sono nato qua, adesso ci abita pure un mio figliolo che ha ereditato la casa della nonna, che è di mia mamma, ma mi sono trovato sempre benissimo. Diciamo continuamente quando ci incontriamo che abbiamo avuto una fanciullezza splendida e una giovinezza favolosa. Il turista quando viene qua, che magari mi ha contattato e io ho un appuntamento con lui perché vuole appunto assistere a queste nostre presentazioni itineranti del nostro libro che è I luoghi dell'Amica Geniale, scritto con un amico Francesco Russo, la prima cosa che faccio un giro per il rione per vedere dove la SIA ha prelevato la spazzatura. Trova però tanta gente disponibile a parlare, trova tanta gente che vuole ricordare il rione così com'era, come lo conoscevamo, come un grande paese dove tutti si conoscevano, dove le vecchie famiglie si rispettavano, ma non perché c'era quell'osseguianza malavitosa che ci si doveva per forza rispettare, ma si rispettava perché la gente per bene, fatta di lavoratori, di operai, di impiegati che
si aiutavano una parte con l'altra.